Quando le molecole sono troppo grandi e troppo polari per passare attraverso lo strato fosfolipidico, entra in gioco un sistema di trasporto in grado di trasferire corpi di notevoli dimensioni. È chiamato trasporto mediato da vescicole. Due sono i trasporti di questo tipo: esocitosi, quando il materiale è in uscita, ed endocitosi, quando il materiale è in entrata. L'esocitosi è un processo che inizia con la formazione di vescicole di secrezione da parte dell'apparato di Golgi. Le vescicole, ripiene di enzimi, sostanze non più utili alla cellula, oppure ormoni, si dirigono verso la membrana plasmatica, fondendosi ad essa e riversando il loro contenuto all'esterno. Il processo di esocitosi permette di rimuovere prodotti di scarto dal metabolismo, facilitare la comunicazione cellulare attraverso la secrezione di ormoni e neurotrasmettitori, e di riparare la membrana poiché alcune proteine e lipidi possono essere persi durante il processo di endocitosi. Invece, durante l'endocitosi, la membrana cellulare si introflette, formando delle vescicole che si riempiono di fluido extracellulare, in cui sono disciolti materiali di vario tipo. Dopo che le vescicole, chiamate anche vacuoli alimentari, si staccano dalla membrana cellulare, raggiungono l'interno della cellula. Esistono inoltre tre tipi di endocitosi, con scopi e modalità differenti. La fagocitosi è un processo di endocitosi che consiste nell'ingestione di particelle solide da parte della cellula. Il vacuolo alimentare, detto fagosoma, si fonde con un lisosoma, diventando un lisosoma secondario, in cui avviene la digestione o l'inglobazione di cellule batteriche. Un altro tipo di ingestione è la pinocitosi, che per mezzo di vescicole la cellula assume liquidi e sostanze in soluzione acquosa. Nei pluricellulari viene infatti effettuata da tutte le cellule, specialmente dalle cellule dei capillari sanguigni, per l'idratazione. L'endocitosi, mediata da recettori, permette di captare sostanze, come per esempio il colesterolo, dal plasma sanguigno, grazie all'interazione con i recettori presenti sulla superficie cellulare.